I tre errori più comuni nella relazione con il nostro cane. Oggi come oggi abbiamo impostato la relazione con il nostro cane semplicemente sul dare. Abbiamo sostituito l'amore per i figli con quello per il nostro cane, continuando a sovraccaricarlo di responsabilità senza neanche renderci conto che non gli facciamo fare più il cane ma il bambino. Lanciamo la sigla e ti spiego quali sono gli errori più comuni che commettiamo con il nostro cane. Ciao, sono Marzio Sala, presidente e fondatore di Community Dog. Da oltre 20 anni aiuto le persone a migliorare la relazione con il proprio cane e sono esperto di rieducazione del comportamento. Da 10 anni ho una scuola per formare futuri educatori cinofili. Il primo errore è quello di essere sempre presenti, di non costruire un'indipendenza del proprio cane ed è quella data da dare sempre coccole. Continuamente dare contatto al cane vuol dire depauperare la nostra figura del vero valore del leader, perché continuare a dare vuol dire fondamentalmente essere sempre prostrati verso il proprio cane. Cominciamo a dare le coccole esclusivamente quando sono necessarie e a rendere un momento dedicato per noi e per il nostro cane, ma soprattutto che abbiano un senso. 2. Non punire il cane, punirlo in maniera esagerata o addirittura dare punizioni che non sono contestualizzate. Ricorda sempre che la punizione deve essere proporzionale al comportamento sbagliato che il tuo cane mette, ma soprattutto la punizione ha un valore educativo tanto quanto il rinforzo. Chiaramente la punizione deve essere logica, perché il cane non ha una memoria a lungo termine come la nostra. Quindi il cane per essere punito deve essere beccato in flagranza di reato. Per esempio, se il tuo cane ha mangiato un mobile alle 10:30 e tu rientri in casa dopo un'ora e lo punisci urlando, chiaramente quella punizione non ha alcun valore, anzi andrà a peggiorare la relazione con il tuo cane, rischiando addirittura che tu gli possa incutere paura. Il tuo cane può arrivare ad avere paura di te. Questo non è quello che vogliamo. Quindi la punizione deve essere sempre data in maniera contestualizzata e soprattutto, se data, deve avere un'alternativa, deve avere un'alternativa comportamentale. Vuol dire che, per esempio, se il tuo cane è abituato a venire a tavola a richiedere cibo e tu gli urli un no e smette di fare il comportamento, devi dargli un'alternativa comportamentale che potrebbe essere, per esempio, il seduto. Gli chiedi il seduto e quando lo fa gli dai un premio. Terzo errore, e direi addirittura più madornale, è quello di non premiare il cane. Siamo talmente abituati ad evidenziare i comportamenti negativi che il nostro cane emette e non riusciamo ad evidenziare quelli positivi. Capisci che si crea una sproporzione tra quello che noi diciamo e quello che facciamo. Rischiamo di non essere credibili. Quando il cane emette un comportamento buono, un comportamento positivo, un comportamento che veramente rispecchia la sua educazione, tu hai il dovere di premiarlo e di elogiarlo in maniera chiara, in maniera continuativa. Deve essere un comportamento talmente esaltato che il tuo cane lo riproporrà in maniera autonoma. Spero che questo video possa esserti stato utile. Fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Se non l'hai ancora fatto, clicca sulla campanella per rimanere aggiornato sui nostri contenuti. Inoltre seguici sul sito www.affinitydog.it, dove troverai tutte le informazioni per i corsi riguardanti il tuo cane e i corsi per diventare educatore cinofilo.